Tra Meghan Markle e il principe Harry ci sarebbe una questione, spinosa, che rischia di portare la coppia ad una crisi senza precedenti. Sono passati ormai 4 anni da quando il principe Harry e l'ex attrice Meghan Markle hanno deciso di rinunciare ai propri doveri reali, salutando il Regno Unito per partire alla volta di Montecito, in California. Qui, i Sussex si sono fatti una nuova vita, senza mai tuttavia chiudere definitivamente con il passato. In diverse occasioni, infatti, si sono aperti in confessioni decisamente scomode per la Royal Family. Ora, la coppia che ha deciso di rompere con la monarchia britannica starebbe facendo i conti con una diatriba che rischia di condurla ad un punto di non ritorno. Era il 2020 quando Meghan e Harry hanno annunciato pubblicamente la loro volontà di lasciare l'Inghilterra e, con essa, la famiglia reale abdicando ai propri impegni. Una decisione alla quale hanno fatto seguito gravi accuse nei confronti della stessa Royal Family. I due, infatti, sono stati protagonisti di un'intervista con la celebre Oprah Winfrey, nella quale l'ex attrice ha parlato di razzismo da parte dei membri della famiglia. La successiva pubblicazione di Spare del Principe ha rappresentato un altro duro colpo per la monarchia, determinando un allontanamento definitivo tra Harry e il resto dei royals. Nemmeno l'annuncio dei tumori che hanno colpito il padre del duca di Sussex, re Carlo, e la cognata Kate Middleton sembravano in grado di placare le tensioni. Eppure, da parte del principe, ribelle, parrebbe essere arrivato un ripensamento, che però mette a rischio la sua unione con Meghan. Harry e Meghan sempre più distanti. È annoiato, i Sussex arrivano al punto di non ritorno? L'esperto della famiglia reale Tom Quinn si è recentemente lasciato andare ad alcune rivelazioni sui Sussex al Mirror. A detta dello scrittore, tra Harry e la moglie ci sarebbero delle tensioni crescenti. La vita negli Stati Uniti, lontana da palazzo, inizierebbe a stare stretta al principe, che per rimanere accanto a Meghan starebbe facendo delle rinunce per lui importanti. Harry sarebbe annoiato, è quanto spiegato da Quinn, il quale nell'intervista ha dichiarato che il duca starebbe pensando intensamente alla sua vita nel Regno Unito, dove non solo si trova la sua famiglia ma anche tutti i suoi vecchi amici dei tempi della scuola e dell'esercito. Questi ultimi, a detta dell'esperto, si rifiuterebbero di visitarlo a Montecito proprio a causa della sua consorte, la quale risulterebbe ostica. Non ha niente da fare oltre a supportare Meghan, ha affermato Quinn. Dall'altra parte però ci sarebbe l'ex attrice, più determinata che mai a raggiungere il successo e già lanciata in nuove attività, come il suo ultimo brand dedicato al lifestyle, American Riviera Orchard. Tutto ciò avrebbe portato marito e moglie ad una situazione parecchio tesa.